Ora, parlando di infrastrutture, ovviamente a Genova non si può non parlare del Ponte San Giorgio, quindi passiamo a un intervento a cura di Cetena, Giovanni Cusano, Engineering and Technical Consultancy, Head of Monitoring System BU di Cetena, con un intervento dal titolo Monitoraggio integrato delle infrastrutture, dal Ponte Genova San Giorgio alle nuove sfide. Prego, a lei lo spazio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Giovanni Cusano, appunto di Cetena. Noi abbiamo seguito tutta la parte di monitoraggio integrato strutturale del ponte Genova San Giorgio, che ha sostituito, come sappiamo, il ponte Morandi. Chi è Cetena? Cetena è il centro di ricerca e sviluppo del gruppo Fincantieri. Fondato nel 62, con sede principale a Genova e poi distribuito un po' su tutto il territorio internazionale. Nasciamo come centro di ricerca, ma poi nel tempo ci siamo evoluti e oggi prevalentemente forniamo servizi di ingegneria, attività sperimentali e prodotti che coniugano quindi la capacità ingegneristica progettuale con la capacità di rilevamento delle grandezze sperimentali e quindi in ultima analisi con la progettazione e installazione di sistemi di monitoraggio fissi e automatizzati. Abbiamo più di 20 anni, diciamo, di esperienza nel campo dei sistemi di monitoraggio, inizialmente ovviamente riguardanti le navi, visto la nostra appartenenza al gruppo Fincantieri. Qui ho messo un po' una panoramica di tutte le applicazioni che abbiamo effettuato. Da navi passeggeri a navi militari, passando anche per il relitto della Concordia che abbiamo monitorato durante tutte le fasi di smantellamento e di demolizione al porto di Genova e quindi per tenere sotto controllo proprio l'integrità dello scalo. Abbiamo messo a fattor comune a questo punto tutte le nostre esperienze in parallelo al fatto, alla scelta, alla decisione di Fincantieri nata nel 2017, di diversificare la propria produzione dal campo navale al campo infrastrutturale, grazie all'acquisizione, alla nascita di Fincantieri Infrastructure, appunto nel 2017. Cosa abbiamo messo a fattor comune? Una grande esperienza nello structural health monitoring, principalmente su strutture complesse come le strutture navali. L'integrazione tra l'analisi numerica e le misure sperimentali, perché naturalmente per monitorare bene una struttura bisogna anche conoscere come la struttura si comporta e quindi sapere che cosa monitorare per tenere sotto controllo tutti i parametri importanti. Competenze ovviamente su strutture metalliche, su strutture composite e la capacità e l'abitudine di integrare tra loro sensoristica multidisciplinare per costituire un sistemi integrati di monitoraggio. Questo perché per ogni applicazione va utilizzato il sensore e la tecnologia sensoristica più adatta a quella specifica installazione. Da ultimo, negli ultimi anni, ci siamo mossi sull'alta tecnologia del monitoraggio, quindi sulla sensoristica a fibra ottica che sostituisce la sensoristica tradizionale elettrica, per essere caratterizzata da prestazioni molto più elevate rispetto alla sensoristica elettrica in termini di precisione della lettura, stabilità della lettura e costanza della lettura e affidabilità nel tempo. Quindi è particolarmente adatta per applicazioni come le infrastrutture che necessitano di essere monitorate per la loro intera vita. Da questo nasce il concetto del monitoraggio integrato strutturale del nuovo ponte di Genova, che è stato sviluppato congiuntamente da Cetena, in particolare per quanto riguarda il sistema di monitoraggio strutturale, da Sistema, che è un'altra società del gruppo Fincantieri, per quanto riguarda la parte del cosiddetto SCADA, cioè il controllo, la visualizzazione e la supervisione di tutti gli impianti e tecnologici che sono installati sul ponte, sul nuovo ponte, dall'impianto di umidificazione all'impianto di illuminazione stradale, le luci di segnalazione aerea, tutta la gestione energetica con i pannelli fotovoltaici e
e la gestione e il comando dei robot di ispezione e pulizia sviluppati dall'IIT, dall'Istituto di Tecnologia, di cui poi a valle del mio intervento vedremo una specifica presentazione. Questo è il contesto in cui abbiamo operato, quindi il gruppo di lavoro Cetena Sistema, interagendo con Pergeno e Fincantieri, quindi il gruppo dei costruttori, interagendo con lo studio Renzo Piano per tutto quello che riguarda anche la parte, diciamo, estetica anche sia dei robot che dei sistemi di monitoraggio, e ovviamente con il progettista di Talfera e con la direzione dei lavori. Si è scelto quindi di installare sul ponte un sistema integrato costituito da sensori che monitorino tanto le pile quanto l'impalcato. Quindi per quanto riguarda le pile, ovviamente inclinazioni e vibrazioni in base a testa pila per tenere sotto controllo la staticità e la dinamicità delle pile in calcestruzzo. E grande attenzione poi in termini di accelerazioni e deformazioni all'impalcato metallico. L'impalcato metallico, ricordiamo che è un impalcato interamente saldato, quindi è come fosse una unica trave lunga più di 1 chilometro, che è quindi soggetta ai carichi delle automobili, dei tir che passano sul ponte, ma anche ai carichi del vento, che sappiamo essere molto ingenti in Valpolcevera, e alle deformazioni termiche dovute al cambio delle temperature e dovute al fatto che in giornate come oggi il lato nord è sicuramente più freddo e il lato sud è decisamente più caldo. Per cui si sono installati accelerometri, estensimetri locali e anche sensori di spostamento relativo tra l'impalcato e le pile. Questo per tenere proprio sotto controllo l'interazione tra l'impalcato metallico e le pile che lo sostengono e verificare in tempo reale che il comportamento della struttura sia in linea con il comportamento atteso dal progetto. Per fare questo, abbiamo dovuto integrare, oltre ai sensori più propriamente strutturali, sensori che monitorassero le condizioni ambientali in cui opera il ponte, quindi le temperature, il meteo, la pioggia, il vento e il carico che passa sul ponte tramite un sistema di pesatura dinamica che consente di misurare con precisione il peso di ciascun veicolo che transiti sul ponte. Qui un po' una panoramica anche visiva, diciamo, della sensoristica installata in cui si possono notare appunto gli accelerometri e gli estensimetri basati su tecnologia fibra ottica, i sensori di spostamento basati su tecnologia radar in modo da non avere punti a contatto tra le pile e l'impalcato, ma da misurarne con molta precisione lo spostamento relativo. Il sistema di pesatura dinamica dei veicoli integrato nel piano stradale e che consente appunto di avere la lettura precisa di velocità e di peso di ciascun veicolo, le misure appunto delle condizioni meteo e del vento. E successivamente in fondo vedete il cockpit, diciamo, del sistema di gestione del sistema di monitoraggio strutturale che consente di effettuare analisi di alta complessità. Analisi di alta complessità significa, come dicevo prima, verificare che il comportamento strutturale, statico e dinamico del ponte sia conforme al comportamento di progetto nelle specifiche condizioni operative in cui si trova, significa anche effettuare a questo scopo una operational model analysis in maniera totalmente automatica e automatizzata, che consente di ricostruire il comportamento dinamico dell'impalcato, nelle condizioni in cui sta operando. E quindi consente di vedere nel tempo, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, tenere sotto controllo il comportamento della struttura e verificarne che non ci siano modifiche rispetto a come la struttura è stata costruita e installata. Questo è anche il grande vantaggio di aver potuto progettare e installare il sistema di monitoraggio strutturale allo stesso tempo in cui il ponte è stato costruito. Abbiamo quindi
monitorato tutta la storia della costruzione, da quando le campate erano a terra, a quando sono state innalzate in quota, saldate assieme e poi completate con la soletta e con l'asfalto, e lo continueremo a monitorare per tutta la sua vita, in modo da tenerlo sotto controllo giorno dopo giorno. E questo, unitamente agli altri sistemi tecnologici che sono presenti sul ponte, fa appunto del nuovo ponte di Genova una eccellenza tecnologica, non soltanto un'eccellenza infrastrutturale ed estetica, grazie anche appunto al progetto, al disegno di Renzo Piano, ma anche una eccellenza di tipo tecnologico in Italia e nel mondo. Si sono quindi, questa è un po' una visione del numero di sensoristica, sono oltre 240 sensori installati sul ponte e danno la possibilità Devo chiedere al... di avviarsi alla conclusione, per Sì, cortesia. ho finito, ho Grazie. terminato. Danno la possibilità al gestore dell'infrastruttura di conoscere in tempo reale il comportamento e di acquisire soprattutto tutta una serie di informazioni utili che vengono poi catalogate e analizzate in database, anche per pianificare le attività di manutenzione. E questo semplifica quindi la manutenzione dell'infrastruttura e rende la manutenzione, diciamo così, intelligente, anziché, e quindi fa uno step in più rispetto alla tradizionale manutenzione ordinaria. L'esperienza accumulata sulle navi prima e sul ponte dopo ci fa andare verso l'obiettivo di monitorare la sicurezza delle grandi infrastrutture, non soltanto quindi i ponti nuovi, ma anche i ponti esistenti, le gallerie, le nuove dighe, viste poi gli eventi meteomarini che si fanno sempre più gravi, e anche l'eolico offshore, che è la nuova frontiera della produzione energetica green internazionale. Ho concluso.